Prosegue l'avanzata dei carri armati israeliani verso Rafah. Almeno 7 persone sono state uccise e decine ferite nei raid su Gaza e nel nord della striscia. Papa Francesco rinnova l'appello per la pace in Ucraina, in Palestina, in Israele e in Myanmar. Niente guerre, perché la guerra è sempre una sconfitta, dice il pontefice. Dopo la cerimonia inaugurale con la diva di Hollywood, Meryl Streep, a Cannes, la prestigiosa kermesse cinematografica entra nel vivo, attesa per gli italiani Paolo Sorrentino e Valeria Golino. Buongiorno, ben ritrovati a seguire il TG2000. Allora, in primo piano, il Medio Oriente con i nuovi raid su Gaza e nel nord della striscia, il servizio di Alessio Orlandi. Vediamo. Mentre sono in stallo le trattative per una tregua a Gaza, con l'Egitto che minaccia di abbandonare la mediazione per il rilascio degli ostaggi, l'esercito israeliano continua a stringere la morsa sulla striscia. Terminata dopo 6 giorni l'operazione militare Zaytun, l'IDF intensifica al nord gli attacchi su Jabalia e nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza. Media arabi parlano di 7 persone uccise, 11 ferite. Secondo l'emittente Al Jazeera, alcuni bombardamenti israeliani avrebbero colpito una clinica dell'Agenzia ONU per i profughi palestinesi nel quartiere Sabra a Gaza City. I palestinesi morti. Il bilancio delle vittime, fa sapere il Ministero della Sanità controllato da Hamas, è salito a oltre 35.000. Nonostante la contrarietà degli Stati Uniti a un'invasione su larga scala e l'appello dell'Unione Europea per uno stop immediato alle operazioni, continua su Rafah la pressione delle forze armate israeliane, attaccate con azioni mirate alcune strutture gestite da Hamas. Secondo le autorità militari di Tel Aviv, sono stati uccisi alcuni esponenti dell'organizzazione terrorista. Da Gaza diversi razzi sono stati lanciati verso il sud di Israele, colpito un edificio disabitato, intercettati dal sistema Iron Dome 2 dei missili. Nella notte, ucciso da un raid dello Stato ebraico in Libano, Hussein Ibrahim Mekki, comandante degli Hezbollah nel fronte sud. Intanto, l'amministrazione Biden ha notificato al Congresso di voler procedere con la vendita di armi per $1 miliardo a Israele dopo lo stop una settimana fa alle spedizioni di bombe ad alta carica. E per gli ultimi aggiornamenti andiamo ora a Ramallah in Cisgiordania, dove si trova oggi la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Ecco, raccontaci tutto. Buongiorno, sì, noi è ancora in corso la manifestazione che ogni 15 maggio si tiene in tutti i territori palestinesi per la Nakba, la catastrofe, così i palestinesi chiamano la nascita dello Stato di Israele nel 1948, quando 700.000 palestinesi furono forzatamente sfollati dalle loro case e tanti di loro non sono più potuti tornare. Hanno sfilato ragazzi delle scuole tenendo in mano delle sorte di pupazzi con il sangue per ricordare il massacro che è in corso a Gaza. Devo anche dire, come nota di cronaca, che c'erano appunto ragazzi delle scuole, attivisti legati al partito del presidente Abu Mazen, ma la manifestazione non ha raccolto tantissime persone, perché il sentimento generale qui nei territori palestinesi e anche a Ramallah c'è da un lato la sfiducia verso appunto il governo e le autorità palestinese, dall'altro proprio la paura, perché non si vede davvero quale potrà essere il futuro e quando finirà questa guerra. E da Ramallah la linea può tornare a Roma. Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora in Ucraina con le forze russe che avanzano, mentre il segretario di Stato americano Blinken promette nuovi aiuti per Kiev. Sentiamo Caterina Dall'Olio. L'esercito ucraino batte ritirata. Lo Stato Maggiore ha annunciato di essere stato costretto ad abbandonare alcune zone del fronte settentrionale, nella regione di Kharkiv, dove la Russia ha lanciato una nuova offensiva. Quello che vedete in queste immagini girate da un drone ne è il risultato: diversi gli obiettivi dei missili russi, almeno 20 le persone ferite. Gli ucraini non si arrendono, però Kiev la notte scorsa ha lanciato un massiccio attacco aereo sulla città portuale di Sebastopoli, nella Crimea occupata, e su diverse regioni russe. Lo ha reso noto il ministero della difesa di Mosca, come riporta la TASS. Oltre alla Crimea, l'operazione ha interessato le regioni di Belgorod, Kursk e Bryansk e ha coinvolto anche i missili guidati di precisione a lungo raggio forniti dagli americani. Secondo il Ministero della Difesa russo, l'attacco è stato in gran parte sventato. L'Independent riporta anche che l'Ucraina ha utilizzato 17 droni kamikaze, e il ministro degli esteri, Antonio Tajani, questa mattina ai microfoni di Radio 24 è intervenuto sulle dichiarazioni che Putin aveva rilasciato ieri in vista di una sua imminente visita in Cina. Stando alle sue parole,
parole, ha detto il capo della Farnesina. Putin mi pare il solito, ma vediamo se c'è disponibilità. La trattativa ben venga, ma non può essere la fine dell'Ucraina. Deve esserci una possibilità per Kiev di essere libera e indipendente. Noi siamo per perseguire la pace, ma una pace giusta. Quindi, se ci sono disponibilità da parte della Russia, mai dire mai, ha concluso Tajani. Nuovo appello del Papa all'udienza generale perché ci sia la pace definitiva tra i popoli e cessino le guerre. I servizi di Paolo Fucili, vediamo. Tutti insieme, col cuore grande, preghiamo perché ci sia la pace definitiva e niente guerre, niente. Perché la guerra sempre è una sconfitta, sempre. Francesco non dimentica la martoriata Ucraina, Israele e la Palestina, il Myanmar. Prega e chiede preghiere ai fedeli dell'udienza del mercoledì. Il tema è la virtù teologale della carità, impossibile da praticare, avverte il Papa, se non si vive in Dio. E l'amore per ciò che nessuno amerebbe, anche per il nemico. Non è lo stesso amore che oggi è sulla bocca di tutti. È sulla bocca di tanti influencer e nei ritornelli di tante canzoni. Si parla tanto dell'amore, ma cosa è l'amore? La natura umana ama spontaneamente il bello e il buono, ma l'amore di Dio, che ci abilita ad amare il prossimo come ama Lui, va oltre questi criteri. Ama anche quel che non è amabile, perdona, benedice chi ti maledice. L'ultimo pensiero è l'Afghanistan, inondato da piogge torrenziali, con vittime e devastazioni in mani. E faccio appello alla comunità internazionale affinché fornisca subito gli aiuti e il sostegno necessari a proteggere i più vulnerabili. In Italia la pagina politica cresce, il dibattito attorno al super bonus ed è scontro al Senato sul premierato. Augusto Cantelmi. Dopo una giornata ad alta tensione nella maggioranza, alla fine sul superbonus passa la linea del ministro dell'economia Giorgetti sulla stretta alle rate, nonostante la contrarietà di Forza Italia. In soccorso in commissione finanze del Senato arrivano i voti di Italia Viva e dello stesso presidente di commissione, il leghista Garavaglia. Viene introdotto dunque l'obbligo di spalmare da 4 a 10 anni le detrazioni superbonus relative alle spese sostenute con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 2024. Per quanto riguarda la sugar tax, invece, la tassa sulle bevande con contenuto di zucchero, l'entrata in vigore slitta a luglio 2025. Al Senato, in aula nel pomeriggio, atteso il voto sul provvedimento con la fiducia posta dall'esecutivo. E sempre al Senato continua la discussione generale sulla riforma del premierato e scontro tra maggioranza e opposizione. Si fanno sentire le parole della senatrice a vita Liliana Segre per una riforma che definisce con aspetti allarmanti. La Procura di Genova ha aperto un nuovo fascicolo per rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Dopo una prima udienza nella quale si è avvalso della facoltà di non rispondere, il governatore, attualmente sospeso, si è detto pronto a chiarire la sua posizione. E poco fa l'Istat ha pubblicato il rapporto annuale sul nostro paese che, tra le altre cose, registra il minimo storico in termini di nascite. Ci dice tutto Beatrice Bossi. Dopo la fase più dura della pandemia, l'Italia ha messo il turbo. La ripresa economica è stata più rapida e incisiva rispetto al resto dell'Unione. Abbiamo superato Francia e Germania e l'economia del bel paese è cresciuta ad un ritmo più elevato della media europea. Nel 2023 il PIL reale è tornato ai livelli pre-crisi del 2007. Il racconto statistico del nostro paese è racchiuso nell'ultimo rapporto dell'Istat, che non dimentica però quanta strada ancora c'è da fare. L'occupazione è aumentata negli ultimi 10 anni, ma il potere d'acquisto dei salari è diminuito del 4,5%. L'incidenza della povertà assoluta è arrivata a sfiorare il 10%, oggi una cifra mai toccata nell'ultima decade. Non accenna a terminare neanche l'inverno demografico. Nel 2023 si è registrato il minimo storico di nascite. In 10 anni la popolazione italiana è diminuita di oltre 1 milione di unità. Sono i giovani i principali protagonisti dell'estinzione, specie sempre più rara nel nostro paese. In 20 anni l'Italia ne ha persi 5 milioni, il 32% del totale.
Temporali e allagamenti nel nord Italia, allerta in diverse regioni, mentre al sud torna il caldo. Sentiamo Elena Seno. Laghi e prealpi varesine, Lario e prealpi occidentali e il nodo idraulico di Milano sono le zone della Lombardia in cui la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione. In altre 5 regioni, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Veneto e Piemonte, invece allerta gialla. La pioggia in particolare non dà tregua a Milano, dove si segnalano allagamenti e traffico in tilt. 80 gli interventi dei vigili del fuoco che hanno anche tratto in salvo una persona disabile. Un albero è invece caduto su alcune auto, nessuna persona è rimasta coinvolta. E mentre il Lambro è uscito in alcuni punti dagli argini, un'esondazione controllata e monitorata, da questa mattina è entrata nuovamente in funzione nella vasca di contenimento del Seveso. È stata attivata la vasca che protegge i quartieri di Niguarda, Prato Centenario e Isola. Ancora una volta quest'opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città. Ma non piove solo in Lombardia, gli esperti meteo indicano possibili disagi da maltempo anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si stimano fino a oltre 200 mm di pioggia a ridosso dei settori alpini. Completamente diverso invece lo scenario nel sud Italia, alle prese con un clima estivo, attesi i primi 35 gradi della stagione in Sicilia. Maxi sequestro della Guardia di Finanza al porto di Ancona di oltre 2 milioni di farmaci di origine indiana privi delle autorizzazioni e certificazioni necessarie per la distribuzione in Italia. Rinvenute anche 400.000 dosi di medicinali contenenti ormoni per favorire la gravidanza, usati anche per aumentare la massa muscolare. I farmaci sequestrati avrebbero potuto generare profitti nel mercato clandestino pari a circa 20 milioni di euro, con gravissimi rischi per la salute dei consumatori. Ancora cronaca, un giovane è stato trovato morto questa mattina poco prima delle 6 su una banchina del Tevere al centro di Roma. Si tratta di un cittadino svedese di 29 anni, probabilmente turista a Roma. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza si vede il giovane camminare da solo per la strada, barcollando, forse ubriaco, poi sporgersi dal parapetto del Lungotevere. Non si esclude che abbia perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di 15 metri. Dopo il caso della bimba azzannata da un pitbull in casa a Sesso San Giovanni, molti si chiedono quanto siano rischiosi questi cani per la nostra sicurezza. Ce ne parla David Murgia. Una buona notizia. La bambina di 2 anni e mezzo aggredita nelle scorse ore da un pitbull a Sesto San Giovanni è fuori pericolo. Certo le ferite sono gravi e profonde, soprattutto quelle al volto e alla gamba, ma la piccola sottoposta a un delicato intervento è riuscita a superare i momenti più critici. La bimba era stata aggredita dal pitbull di famiglia mentre giocava con sua sorella gemella, rimasta illesa nel loro appartamento. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto che con l'elisoccorso è stato necessario portarla a Niguarda. È stato il coraggio della zia, che stava facendo da babysitter alle due nipotini, a evitare il peggio. Torna così attuale il dibattito sulla pericolosità di alcune razze di cani e sulle aggressioni nei confronti di bambini. Questi cani che aggrediscono sono cani che non hanno alcuna regola, non hanno avuto alcuna educazione, sono cani di grossa mole che decidono da soli quello che è bene e quello che è male, ma non va bene perché sono cani che devono essere educati. Neanche un mese fa, sempre un bimbo di 15 mesi a Ebole è stato azzannato e ucciso da 2 pitbull mentre si trovava in braccio allo zio e in compagnia della madre, mentre a gennaio scorso a Ortona, sempre un bambino di 4 anni era stato azzannato al volto da un pitbull. Quando ci mettiamo un tipo di cane del genere, quindi di grossa mole, senza demonizzare la razza, non è la razza pitbull, non è la razza Rottweiler, non è la razza Doberman, non è la razza pastore tedesco che sono aggressivi, sono cani. Tutti possono essere aggressivi se non hanno alcuna regola né misura. Il Codacons denuncia addirittura 70.000 casi di aggressione ogni anno da parte dei cani e chiede misure concrete per arginare il fenomeno, tra cui quello di fornire un patentino per chi ha cani di grossa stazza o ritenuti addirittura pericolosi. A Cannes, all'indomani dalla cerimonia di apertura, riviviamo con Fabio Falsone i momenti più emozionanti della serata del festival cinematografico più importante del mondo. Vediamo. Grazie.
Il festival è cominciato come sempre alla grande e lo dimostrano i volti che hanno fatto impazzire appassionati e fotografi già al party che ha seguito la cerimonia di apertura. La presidente di giuria Greta Gerwig, il regista giapponese Koreeda, la star francese Omar Sy, ma anche il nostro Pierfrancesco Favino, felice di essere parte della giuria. E poi Vincent Landon, Louis Garrel e naturalmente lei, l'inarrestabile Meryl Streep, vera protagonista della serata. La Streep aveva lasciato tutti a bocca aperta già sul red carpet, anche se a dire la verità sulla Montée des Marches si è assistito in qualche modo a un vero e proprio scontro di titani, visto che la passerella è stata a lungo monopolizzata anche da un'altra intramontabile, Jane Fonda. Tra star e superstar non è mancato anche qualche sorriso, con il passaggio del cagnolino protagonista del film di Jean Sartre, Anatomia di una caduta, che aveva vinto lo scorso anno. Ma il momento più emozionante è stata la palma d'oro alla carriera Meryl Streep, consegnata da un'emozionatissima Juliette Binoche. You change the way we look at women. Tra le lacrime, ha detto, Meryl Streep ha cambiato il nostro modo di vedere le donne al cinema. Altrettanto commossa la Streep, che ha ringraziato e ha persino improvvisato un gioco di parole unico sul festival. Can, ok, Americans, we say can. We think it's fancy to say can, but it's wrong. Adesso il festival più importante del mondo può davvero cominciare. Siamo giunti al termine del TG 2000. Vi ricordo che stasera alle 20.50 torna Di Bella sul 28. Sarà Fausto Bertinotti l'ospite del programma condotto da Antonio Di Bella. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Vi auguro buon pranzo e sereno proseguimento di giornata. Arrivederci. Al Salone del Libro si parla di Italia, un paese che si può viaggiare anche attraverso le diverse case editrici dello stivale. La cosa fondamentale per me è stata questa, cioè riuscire a capire quello che appunto sono definite case, perché le editrici si chiamano case, e in gergo si dice anche cucina. Anche a casa nostra la famiglia cresce in cucina, è la stessa cosa per i libri. Allora, nella storia, da Milano a Trieste, da Firenze a Bologna, arrivando a Roma, Napoli, Bari e Palermo, è proprio un itinerario per andare a capire ma come sono nati questi libri, in quali luoghi. Ed è particolare perché tutta Italia alla fine dimostra una grande bibliodiversità, perché i libri sono tutti diversi e esprimono culture diverse, e questa bibliodiversità alla fine è lo specchio dell'identità variegata del nostro paese. Troviamo anche molte, inquadrate molto bene, anche molte specificità, già a partire dai capitoli che inquadrano questa o quella città, no? Sì, molte specificità. Ad esempio Milano è la capitale dei grandi gruppi, Roma è la capitale delle grandi case indipendenti, oltre che del Premio Strega, di tanti salotti. Ecco, Firenze vive ancora di un'aura risorgimentale di quando si correggevano le bozze al Caffè delle Giubbe Rosse. Palermo, che gode di questa forte essere, questa grandezza dell'essere periferia, ma grazie a Sellerio e grazie al successo anche di Camilleri è una periferia al centro dell'universo editoriale italiano. Quindi è un viaggio in tante periferie, con tante specificità, ma che rappresentano sicuramente il nostro essere italiani. E raccontare il nostro paese è anche una sfida tra diverse e spesso confliggenti narrazioni. Lo dico già nel titolo, non è una storia, ma una riflessione sulle infinite narrazioni dell'Italia. In Italia esistono più che in altri paesi, a proposito dell'Italia, una quantità tale di narrazioni da schiacciare anche il compito degli storici. Occasioni di scontri che oggi poi si concretizzano in, dicono, scontri tra idee populiste o invece idee più legate all'analisi storica, eccetera, o insomma idee intellettuali. E poi, anche se sembra una banalità, come diceva Umberto Eco, una volta si parlava al bar dello sport, adesso si parla sul digitale, e questo quanto contribuisce a formare altre narrazioni superficiali? Certamente la velocità della comunicazione è andata a favore dell'abbandono
dell'abbreviarsi delle notizie e quindi della deprofondizzazione, cioè quello che era l'informazione più profonda, più aggiornata, tende a essere schiacciato invece dalla non informazione, ma dalla reazione immediata, che invece è la più emotiva, quella più animale e quindi quella più aggressiva, e quindi in questo senso c'è una regressione a stadi più infantili che poi purtroppo tendono a informare anche la informazione alta.